benvenuto in un nuovo mese. Sono così felice di augurare a te e alla tua famiglia un mese fortunato e felice. Oggi è domenica, 1 maggio 2022. Di seguito l'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Gemelli. Benvenuto a Mercurio, anche se per poco. Stanotte Mercurio si è affacciato al vostro segno e rimarrà a tenervi compagnia per qualche settimana. Importante, però, imparare a non attaccarsi, infatti lo vedrete innestare la retro per tornarsene sui suoi passi. Lasciatelo andare, piuttosto apprestatevi a godere i suoi favori, dopotutto è il vostro astro guida e ve ne farà parecchi. Mente più veloce e spirito più conciliante. Se con la famiglia gli avete impiegato un linguaggio urticante o manifestato aggressività fuori luogo, siete ancora in tempo a medicarne l'effetto con qualche battuta simpatica in grado di sdrammatizzare la situazione. Vero, Marte infierisce, ma Venere riesce ancora a tenerlo buono, frenando la sua collera. Importante, prima di aprir bocca, connetterla alla mente. Intuito e memoria oggi non brillano, faticherete ma la volontà vi verrà in aiuto. Tra voi e i vostri desideri si è creato un muro, sia in amore che in tutti gli altri campi, vi divide da ciò che desiderate un autentico muro di difficoltà e ostacoli. Il muro che si è creato o si sta per creare appare insormontabile e irto di difficoltà. Sentimenti sfaldati, rinunce, vuoti di affetto. Qualcuno vi pensa intensamente e sta cercando dei motivi validi per riavvicinarsi, in fondo dipende anche da voi. Se vi interessa davvero fate in modo da facilitare il riavvicinamento. Oggi ti scoprirai un tantino egoista, colpa di Mercurio e di Saturno che oggi non ti lasceranno in pace e ti faranno credere cose che non sono e penserai solo a te. Vi sentirete stanchi e con un velo di scoraggiamento, tirate fuori le energie necessarie per reagire. In serata potrebbe anche esserci qualche invito interessante. Non rifiutare un'offerta di lavoro allettante. Potresti pentirtene. Non girate la faccia dall'altra parte per paura di una nuova delusione in amore, siate semplicemente voi stessi e accettate le attenzioni di qualcuno che vorrebbe spingersi oltre e dimostrarvi che, a modo suo, si interessa a voi. Prudenza se siete alla guida e cercate di essere concentrati e non distraetevi per nessuna ragione al mondo. Non guidate nelle ore notturne se è possibile. Oggi potreste ricevere, in tutti i campi, proposte vantaggiose, valutate e decidete di conseguenza ma non tardate troppo. Oggi sono possibili delle emicranie e piccole sensazioni di vuoto d'affetto, in realtà non è una situazione preoccupante quella che vivi ma potrebbe diventarla se non l'affronti a viso aperto. Vi sentirete agitati a causa di una persona a voi vicina molto irritante. Forse è il caso di soprassedere e prendere tutto con un sorriso. Meglio che vi atteniate, sia in amore che nel lavoro, alla routine quotidiana, abbandonando il desiderio di novità. Sapete benissimo che la vostra coscienza vi incita a fare di più, perché ultimamente siete stati troppo negligenti sul lavoro e questo potrebbe crearvi qualche problemino in questa giornata. Non provocate deliberatamente il partner. Non preoccupatevi di eventuali incomprensioni in amore se siete nate alla fine del segno. Si apre uno scenario che promette uno scorrimento sereno degli avvenimenti. E vi delinea, in un futuro non molto lontano, un progressivo alleggerimento delle questioni che vi avevano interessato e per certi versi appesantito di recente. Mercurio, forza che allarga una visione prospettica sul mondo, vi sostiene entrando nel vostro segno, aiutandovi nel trovare le chiavi giuste per agire. Saturno, Sole invece, danno vigore al fisico e, se siete uomini, vi donano risultati eccellenti nello sport se appartenete alla prima e seconda decade in particolare nella tonicità muscolare e nella prontezza dello scatto aggressivo. Per i Gemelli fine settimana finalmente di recupero, Mercurio è entrato nel segno, poi dopo la prima settimana di maggio iniziano le risposte. Intanto cercate di ritagliare un po' di spazio per l'amore perché anche nelle coppie di lunga data le piccole incomprensioni potrebbero aver preso una piega sbagliata. Attualmente non avete ancora avuto risultati concreti dal vostro impegno degli ultimi mesi, ma siete fiduciosi e dovrete continuare ad esserlo, anche perché, non avete molte altre alternative, se non quella di sperare.
Le cose miglioreranno, ma molto piano e gradualmente, quindi vi dovrete munire di infinita pazienza. Le prossime giornate potrebbero essere fondamentali per ritrovare lo slancio iniziale. Evviva, il vostro astro guida Mercurio che torna a trovarvi dopo un anno di assenza. Rimarrà nel vostro segno per un po', poi per 3 settimane rimarrà sui propri passi per ritornare trionfalmente a casa, cioè da voi, il prossimo giugno. Insomma, godrete a lungo dei suoi favori, dunque ringraziatelo fin d'ora. Peccato che a rompervi le uova nel paniere ci si mettano la luna nuova abbracciata al sole in 12ª casa, altro che chiacchiere e risate con le quali amate intrattenere parenti e amici, almeno per una buona parte della giornata sarete taciturni. In più se siete di turno, con Marte battagliero allo zenith in quadratura, vedrete i sorci verdi. Molti pensieri all'amore, almeno questi bellissimi, lasciatevi baciare senza fare gli smorfiosi, Venere e Giove abbracciati allo zenith saranno il vostro talismano. Amore ed Eros. Anche se il vostro umore oggi non va al massimo, l'amore vi sorride a 32 denti, accompagnando questa espressione radiosa con parole dolci e incoraggianti. Cuore al top, dunque, in grado di cancellare tutte le vostre ubbie e i timori scatenati dall'incertezza presente. Nonostante tutto conservate il vostro sguardo ragazzino che ha fatto innamorare chi ora vi sta accanto e che vi promette di un amore inossidabile anche quando avrete i fili bianchi e la dentiera. Cari gemelli, siete stanchi, avete bisogno di provare nuove emozioni. Per quanto riguarda il lavoro, durante la giornata di oggi Saturno vi aiuterà a risolvere i vostri problemi sorti di recente o meno. Adottate uno stile di vita sano e una dieta equilibrata. Cercate di restare concentrati nonostante tutte le questioni irrisolte che si stanno presentando senza soluzione di continuità. Sistemati i problemi di cuore, si metterà a posto anche il resto. Per conquistare la persona amata vi affidate ai metodi tradizionali, sempre efficaci, come l'organizzazione di una romantica cenetta a due. E gli effetti che vedrete vi daranno ragione. Mercurio e Saturno combinano la fortuna con l'attenta valutazione razionale delle situazioni. Lavoro e denaro? Isterici di turno, ma anche se siete in proprio basta un non nulla a farvi saltare la mosca al naso. Il guaio è che siete così reattivi e trattare male la clientela non è trovata degna della vostra astuzia e del vostro spirito commerciale. Avanti di questo passo vedrete diminuire il numero di avventori nel vostro pubblico esercizio. Indossate un sorriso e frenate la lingua. Non spendete più di quanto possedete perché anche se il lavoro va bene questo non significa che durerà in eterno e quindi anche i vostri risparmi non dureranno in eterno. Se avete abbracciato la libera professione, con gli ottimi aspetti che Mercurio e Urano stanno per voi intrecciando, toccherete con mano consistenti successi. Se siete insegnanti, avvocati, giornalisti e svolgete dunque un lavoro collegato con la parola o l'uso sapiente dei mezzi di comunicazione fate però attenzione quest'oggi a come vi muovete. Nettuno vi rema contro, specie se nati nel mese di giugno, andate cauti dunque, a non commettere passi falsi di cui pentirvi. Benessere. L'apparenza è splendida, eternamente giovani, un filo di emicrania se vi arrabbiate ci sta, anche se ben dissimulata sotto l'espressione sempre sorridente. Giovanile anche la foggia degli abiti e la musica che sentite in cuffia, Peter Pan i Wendy restano così anche a 80 anni, perciò quando vi chiedono quanti anni abbiate bluffate contando sulla pelle liscia e sugli occhi luminosi, la maggiore età per voi non è arrivata e non arriverà. Ricorda i giorni in cui sei stato buono con te stesso. Includevano cibo fresco e delizioso, esercizio fisico salutare e una sensazione rilassata. Pensa ad aumentare il numero di questi giorni nel prossimo mese. Per lei, un filo di emicrania e l'umore tipico di quei giorni no. Contrastarli è possibile andando a correre al parco, snowboarding e sarà entusiasta. Per lui, mattinata perfetta per una gara tra amici, rivali all'ultimo sangue sul campo da calcio o da tennis. Ma poi di nuovo amiconi lanciando battutacce davanti a una birra gigantesca, o anche due. Occhio all'emicrania postuma, però. Colore delle emozioni, arancione.
barometro dell'umore, coperto. Pagellina del giorno. Sentimenti, 6. Attività, 7. Finanze, 6. Benessere, 6. Grazie per aver guardato l'idea. Spero di vederti presto.